Da sempre si parla di solidarietà femminile, in realtà più per invocarla che non perché questa si trovi davvero nei rapporti tra donne. Arriva tuttavia in libreria da venerdì 17, l'autrice non è affatto scaramantica, un manuale che è un autentico dono che una donna ha deciso di fare alle altre donne. Il filo conduttore è l'amore, l'amore per se stesse e l'amore per la vita in generale. Quindi nutrimento attraverso il movimento, ciò che mangiamo e ciò che immettiamo come pensieri, come energia e che ridiamo poi al mondo. Melissa è nata e cresciuta a Sondrio e tante cose, coach del benessere femminile, danza movimento terapeuta, danzatrice, insegnante di yoga, educatrice alimentare veganic e ora anche scrittrice. E ho deciso di fare in questo libro un po' una somma di quello che è stato il mio metodo MEL System, movimento, energia, leggerezza. Ho riunito infatti delle pratiche di movimento con lo yoga e la danzaterapia, delle ricette ecosistema veganic. Il percorso verso il riequilibrio fisico, energetico e spirituale proposto da Melissa nel suo manuale è semplice ma non per tutte. Requisiti fondamentali, curiosità e costanza. Va praticato assiduamente, giorno dopo giorno, un pezzettino alla volta, anche solo 5-10 minuti al giorno. E per aiutare le lettrici ho pensato di girare anche i video, quindi è un libro proprio teorico e soprattutto pratico. Infatti all'interno del libro ci sono i QR code delle pratiche, voi le inquadrate con la fotocamera e vi compaiono poi i video nel mio canale YouTube. Mangia, danza, ama. Al primo posto c'è l'alimentazione. Sì, c'è l'alimentazione perché anzitutto siamo ciò che mangiamo, il valore del movimento è alla pari del mangiare perché comunque la vita è movimento, è trasformazione, noi siamo parte della natura, di questa grande madre terra, Pachamama per dirla come si dice in Sud America e se non ci trasformiamo rimaniamo bloccati, quindi poi lì scattano i malesseri e le malattie che possono anche andare a finire, a degenerare in tumori, in depressioni, in cose anche gravi. Quindi tenere in movimento l'energia, smuovere le emozioni e saperle trasformare soprattutto è ciò che è alla base insieme all'alimentazione della buona salute duratura. Questi sono principi universali. Perché allora hai scelto di dedicare espressamente alle donne questo manuale? Sì, infatti queste pratiche possono andare bene anche per gli uomini, anche per i bambini, però ho deciso di dedicarmi particolarmente alle donne perché da donna conosco in particolare il mondo femminile e soprattutto il mondo interiore femminile che è così complesso e che gli uomini, per gli uomini è ancora molto misterioso ma lo è anche per noi. Come mission nella mia professione, nella mia vita, ho scelto di dedicarmi proprio ad accompagnare le donne a ritrovare l'equilibrio, l'armonia, la bellezza di viversi in questo corpo, in questa mente, in questa sensibilità femminile che sicuramente può essere un punto di forza anziché un punto di debolezza come la società in generale vuol far sembrare.